bene, scusa, qua sono i ragazzi. Sì, ciao, Morello, c'era Fulvio e poi la collega Fabi. Bene, sono giusto tre domande veloci, sono mai senza perché dopo iniziare. Bene. Elis Morello con noi, Marco Travaglio. Tre domande super veloci. Lei sta facendo un raggio sempre più ampio, un instancabile lavoro di diffusione, delivery, TV, al palco, lo streaming. Quale ritiene il modo migliore per arrivare ai giovani? Non so se ci sia un modo che in una situazione di emergenza come questa tutti i canali per raggiungere le persone, i giovani, va bene. È chiaro che magari la diretta streaming, la passa parola del lunedì, alza, la televisione raduna un po' tutte le generazioni, in teatro ci sono moltissimi ragazzi, anche persone adulte, quindi l'importante è se si crede che sia interessante ciò che si ha da dire, cercare di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione. Negli ultimi anni lei ha costruito delle alleanze dipendenti con Santoro, Grillo, Di Pietro, Forza Unita, senza le alleanze? Indipendenti con Santoro, Grillo, Di Pietro, Storchino. Forza Unite senza vincoli di squadra e potere. Cosa suggerirebbe a noi giovani per poter essere cittadini attivi senza farci strumentalizzare? Ma tu, intanto una precisazione, io non ho fatto nessuna alleanza né dipendente né indipendente con chi ho votato, che è una cosa diversa. Quando uno vota per forza deve scegliere qualcuno. Per quanto riguarda Grillo invece è stato Grillo a dare la disponibilità nel nostro ambito, come appunto la Dana Web, Santoro a dare la disponibilità della Enrica, di Zero, esattamente come i direttori che hanno sono disposti a pubblicare i miei articoli, quindi io credo che la cosa fondamentale è rimanere sempre se stessi e quindi scegliere dei canali di comunicazione che non ti condizionano, che ti lasciano assolutamente libero. Io quello che penso lo scrivo indifferentemente su un settimanale che mi espresso, su internet, zero, di libri, fortunatamente facendo lo slalom fra i vari condizionamenti sono riuscito a trovare qualche spazio libero. Io quindi il consiglio che do è quello di cercare spazi liberi sfruttando e soprattutto cercando di verificare se c'è poi il primo strumento che si ha per contrastare i tentativi di censura e quindi portare sempre i documenti, in modo che almeno si è inattaccabili, almeno dai censori in buona fede, quelli che tentano di censurare perché hanno paura delle conseguenze, almeno lì riesce a fare breccia, ma ci sono censori in buona fede che non lasciano dire le cose proprio perché sono vere, allora quelli non c'è niente da fare, vanno evitati. Ultima domanda, nonostante le difficoltà e bastoni tra le ruote che lamentano anche in una piccola città come Gorizia, lei continua instancabilmente la sua battaglia. Ritiene possibile per l'Italia un'evoluzione positiva? Crede o spera in un futuro migliore? Devo dire che il caso di Gorizia è abbastanza significativo, perché se per mettermi i bastoni fra le ruote fanno un tale casino, tutti vengono a sapere che c'è questo incontro e anche le persone che magari non l'avrebbero saputo, non ci sarebbero venute, vengono ad assediare questo auditorium, vuol dire che queste persone che pensano ai boicottaggi sono molto stupide oppure sono dei falsi, quindi da questo punto di vista sulla stupidità altrui c'è molto da giocare, ecco. Se gli avversari tra virgolette fossero tutti così stupidi probabilmente non saremmo nelle condizioni in cui siamo, invece i pericoli in Italia vengono da un mix fra stupidità e culture autoritarie e liberali che purtroppo sono anche rappresentate da persone molto meno stupide. Va bene, dottor Travaglio, la ringraziamo per la sua disponibilità e se vuole fare un po' di streaming per la nostra scuola, noi l'aspettiamo. Ciao, grazie mille per la vostra aiuto.